Amici e amiche carissimi, una santa serata a tutti, anzitutto, e benvenuti o bentornati qui ad una nuova puntata del ciclo di catechesi San Giuseppe Cuore di Padre, che questa serata cade nell'anno di San Giuseppe, nel mese di San Giuseppe, nella novena di San Giuseppe, nel triduo di San Giuseppe e all'antivigilia di San Giuseppe, quindi è un momento veramente. E tra l'altro oggi è anche mercoledì, quindi è il giorno di San Giuseppe. Quindi tutta quanta una serie di felici circostanze, ecco, la caratterizzano. Come sapete, ecco, questo ciclo di catechesi, questo piccolo ciclo di catechesi, sta cercando di seguire la lettera che il Papa ha, lettera apostolica che il Papa ha fatto in occasione dell'indizione del 150esimo anniversario della in occasione del 150esimo anniversario della dichiarazione di San Giuseppe come patrono della Chiesa universale, ha voluto appunto indire un anno in suo onore. Quindi, e come vi accennavo, questa breve ma intensa lettera apostolica tratteggia in maniera abbastanza puntuale, esaustiva, bella, interessante ed anche attualizzabile, diciamo così, la figura di questo straordinario santo. Come sappiamo, è conosciuto non molto, ecco, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, anche grazie alle considerazioni del pontefice per la grande devozione di alcuni grandi santi, tipo Santa Teresa, però per il fatto che non parla nel Vangelo, quindi compare, ma la Madonna parla poco, ma San Giuseppe compare per niente. E molto dobbiamo cercare di capire, e qualche altro dato prenderlo dalla tradizione, e poi sappiamo che ci sono state diverse correnti di spiritualità nel corso della storia e alcune rivelazioni private su San Giuseppe. Per esempio, si legge qualcosa nella mistica città di Dio di Maria da Greda, un po' di più nella vita di San Giuseppe, di Suor Cecilia Bai. Evidentemente, ecco, nei Vangeli dell'infanzia non solo si vede, sempre stando nell'ambito delle rivelazioni private, qualcosa di San Giuseppe anche negli scritti di Maria Valtorta. Mi è arrivata la notizia che il centro editoriale Valtortiano fa queste operazioni ogni tanto molto utili. Ha pubblicato un libro recentemente proprio su San Giuseppe, che è un estratto, diciamo così, è un collage più che un estratto fatto dalle risultanze dell'opera e di qualche altro scritto della mistica italiana per rappresentare una figura di San Giuseppe. Appunto perché dobbiamo andare a cercare un po' in giro qualche fonte, qualche appiglio. Oltre chiaramente al sensus fidei e al sensus fidelium, che è una cosa molto molto importante, quindi quello che la percezione dei fedeli ha sempre avuto di questo grande santo, e anche quello che ci ha consegnato la tradizione della Chiesa. Quindi, alla luce di tutte queste cose, si può cogliere qualcosa. Evidentemente il pontefice procede come Toferosso per un papa, esclusivamente sulla base della rivelazione, quindi di ciò che possiamo direttamente o indirettamente cogliere sia dalle parole del testo biblico, sia dai fatti, dagli episodi che sono molto emblematici e significativi in San Giuseppe, o appunto dei passi, come vedremo questa sera, della Sacra Scrittura, che particolarmente si confanno a certe sue prerogative o caratteristiche. Dunque, allora, anzitutto questa sera l'argomento si chiama Padre nella tenerezza. La volta scorsa abbiamo visto San Giuseppe Padre amato, che è il primo paragrafo dopo l'introduzione. Il secondo è appunto intitolato Padre nella tenerezza. Questa sera vedremo la tenerezza e la dolcezza di San Giuseppe. In linea di massima, in linea generale, sappiamo che la tenerezza e la dolcezza, che tutti dobbiamo imparare, e oggi più che mai, sono alcuni tratti profondamente caratterizzanti la personalità e la spiritualità di un santo.
Qualcuno ha scritto che è proprio il distintivo della santità, più ancora di altre virtù che sembrerebbero, insomma, eccellenti, no? Per esempio l'umiltà. L'umiltà è importantissima, non c'è umiltà senza santità. La stessa carità. Sappiamo però che la carità è anzitutto l'amore verso Dio, no? E poi certamente l'amore verso il prossimo, ma la tenerezza e la dolcezza è quella sfumatura particolare, universale, che perché è proprio la caratteristica, una sorta di quintessenza della santità autentica, perché è una virtù difficilissima. Penso che tutti quanti, coloro che desiderano crescere nelle virtù, si cimentano con questa grande, fatica, questo grande sforzo del trattare sempre oltremodo bene le persone, accostarsi a loro sempre con immensa, appunto, dolcezza, tenerezza e rispetto. Sempre questo, non ci sono eccezioni. Non c'è neanche quell'eccezione oggi per noi così facile a volte da dare per scontata o in cui cadere, cioè tra la vita reale e la vita virtuale. Cioè io nella vita reale più o meno sono una persona educata, non dico una brava persona, ma se mi metto dietro uno schermo e quindi vado sotto magari qualche pseudonimo, quindi qualche nome inventato, imbarcarmi nel mare magnum del web, dei social, degli articoli, ecco, c'è la metamorfosi, insomma, quindi divento un'ira di Dio. Vedremo, me personalmente ha colpito molto questo paragrafo, è molto istruttivo, e adesso, onde non far proliferare le chiacchiere preventive, lo leggiamo e poi eventualmente qualche altra parola la spenderemo in sede di commento. Allora, comincio la citazione testuale del testo. Giuseppe vide crescere Gesù giorno dopo giorno in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Luca 2,52. Come il Signore fece con Israele, così egli ha insegnato a camminare tenendolo per mano, era per lui come il padre che solleva un bimbo alla sua guancia, si chinava su di lui per dargli da mangiare. Confronta Osea 11, 3, 4. Prima sosta, questa è una cosa molto molto bella, no? Quindi la crescita umana di Gesù, segnalata dal Vangelo di Luca, viene accostata dal Papa alla crescita, diciamo così, di Israele come popolo amato da Dio, attraverso quel percorso particolare che Dio gli fa compiere, caratterizzato però nelle parole del grande profeta Osea, il profeta Osea, il profeta che è cantore della bontà, dell'amore, della misericordia di Dio, ecco, è colui che forse più di altri accentua proprio la dimensione sponsale del rapporto desiderato da Dio con il suo popolo, no? E presenta quell'immagine tenerissima, no? Era per Israele come il padre che solleva un bimbo alla sua guancia, gesto che certamente San Giuseppe ha compiuto con il bambino Gesù. Non dobbiamo immaginarci questo, credo che si possa dire, come dire, una interdizione di San Giuseppe nei contatti con Gesù, siccome è il figlio di Dio non mi posso permettere, d'accordo? Oppure questo lo può fare la Madonna, ma io no. Certamente non c'era nessuna, come dire, supponenza, nessuna superbia, nessuna alterigia, nessuna, come dire, nessun imporsi. Adesso non mi viene proprio il termine. Ci sarebbe un bel termine da dire, insomma, no? Nessuna, noi tra esseri umani, diciamo, nessun allargarsi, quindi nessun prendersi un qualche cosa per forza. Ecco, ma è chiaro che un padre vero nei confronti del figlio, specialmente quando è piccolino, compie questi gesti normalissimi di affetto paterno.
E il Papa aggiunge subito dopo: Gesù ha visto la tenerezza di Dio in Giuseppe, l'umanità santissima di Gesù. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. Salmo 103, versetto 13. Allora, cominciamo subito a fare le attualizzazioni, no? Qui ci sono i padri come lo sono io. Diciamo così, i ministri di Dio, un sacerdote, un parroco, un vescovo. Chiediti, sacerdote, parroco, vescovo, possono i tuoi fedeli, i tuoi... Per un vescovo c'è un termine un po' brutto, insomma, perché ancora il diritto canonico usa, se non ricordo male, insomma, per i vescovi il termine di suddito, insomma, è un po'... Non è un bellissimo termine, no? Diciamo per le pecorelle, ecco, di un vescovo che è il pastore della diocesi, che è un po' più bello, no? Ti percepiscono, per un vescovo, per esempio, vale anche, è molto importante che si chieda se i suoi sacerdoti lo percepiscono così. Come è tenero un padre verso i figli, cioè chi, come dire, ha a che fare con la tua paternità? Percepisce la tua tenerezza, punto interrogativo. Attenzione che tenerezza, lo vediamo subito, tenerezza non è da scambiare con mollezza o con latitanza o con buonismo, d'accordo? Le figure di autorità, certamente su questo San Giuseppe è stato enormemente facilitato, perché Gesù non era tipo da prestarsi a interventi autoritativi. Ecco, siccome i padri diversi da San Giuseppe hanno a che fare con figli molto terreni, ecco, la tenerezza non può non sposarsi in alcune circostanze anche con la dovuta fermezza, è inevitabile. Quindi, altrimenti non si adempiono proprio i propri compiti paternamente educativi nei confronti delle persone affidate alla cura dell'autorità, no? Ecco, quindi, però questo aspetto rimane prioritario. Come la esercito l'autorità? Cioè, ci sono modi e modi, no? Pensiamo per esempio alle antiche figure un po' caricate, un po' forti, un po' eccessive del cosiddetto padre padrone. Nel padre padrone l'aspetto della tenerezza manca un po'. C'è quello dell'autorità, oggi per la verità un pochino latitante, ma quello della tenerezza un pochino meno. Il titolare dell'autorità sappia che ha come modello San Giuseppe, il quale a sua volta è modellato sulla tenerezza divina. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. Qui non è il timore inteso come terrore, questo è il timore filiale nei confronti del Signore, quindi il senso di riverenza che si ha, no? E che si deve avere nei confronti anche di ogni forma di autorità costituita, anche un figlio nei confronti del padre, adesso senza le esagerazioni, insomma, di tempi addietro, scusate, dove al padre si dava del voi, insomma, o del lei, insomma, c'erano degli atteggiamenti un pochino estremi, no? Però, cioè, quel senso, come dire, di timore reverenziale, non la paura, però stai dinanzi a tuo padre, non è un tuo pari. Cioè, io quando sto davanti al vescovo, io sto davanti al vescovo, non sto davanti a mio fratello di carne, insomma. È chiaro che il vescovo non è un tiranno, insomma, una cosa di questo genere, però è l'autorità per me, quindi è certamente un padre, ma è un padre che rappresenta anche l'autorità di Cristo, quindi è compito dell'autorità esercitare la tenerezza, ma è anche compito di chi è, come dire, è destinatario dell'autorità mantenere sempre quel sano, come dire, timore reverenziale,
non soltanto in presenza, che poi diventa piaggeria o compiacenza, no? Cioè, uno non è che deve fare, deve avere atteggiamenti di questo genere, sempre possibili. Come diceva San Paolo, tra virgolette, ai servi del suo tempo, diceva: non dovete servire i padroni soltanto quando vi vedono, ma soprattutto quando non vi vedono. Quindi l'atteggiamento, come dire, di pietas riverente, che è appunto ciò che favorisce anche la tenerezza, cioè, e che consente di esercitarla senza timore, ecco, di dover poi, come dire, avallare vizi di qualcuno che sia soggetto alla nostra autorità. È un atteggiamento bello e fondamentale, però, da tenere nei confronti dell'autorità. Non può mai esserci quella sorta di confidenzialità che diventa, come sappiamo, la madre della mala creanza. Io sono convintissimo, personalmente, che Gesù trattava San Giuseppe, specialmente quando era fanciullo, davvero padre. Cioè, lì è una situazione veramente impressionante, insomma, no? Perché, cioè, immaginiamo quest'uomo che, investito di autorità, lui ci credeva veramente che c'era davanti il figlio di Dio, quindi un bel problema, insomma, no? E questo figlio, immaginiamo l'umiltà di nostro Signore Gesù Cristo, che certamente non è che si è messo a fare, come dire, a 6 anni a fare sfoggio della sua divinità e quindi a essere, come dire, dentro casa, autonomo e indipendente, come se non ci avesse bisogno, tra virgolette, mettiamoci queste virgolette, insomma, del padre o della madre. È una situazione veramente impressionante, ma questo è stato, no? Giuseppe avrà certamente, riprendo la lettura, sentito riecheggiare nella sinagoga, durante la preghiera dei salmi, che il Dio di Israele è un Dio di tenerezza e che è buono verso tutti, e la sua tenerezza si espande su tutte le creature. La tenerezza del Padre, il Dio Padre, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Dio è tenero. Quindi, no? Tenero, il contrario di tenero qual è? Lo diciamo anche noi: o una cosa è tenera, oppure una cosa è dura. Il contrario di tenerezza è durezza. Il contrario di dolcezza, noi sappiamo i sapori dolci, abbiamo i sapori aspri, è l'asprezza. Allora, la durezza e l'asprezza, già cominciamo a capire, non sono, come dire, atteggiamenti che denotano l'essere guidati da uno spirito buono. Perché lo spirito buono è tenero e dolce. La storia della salvezza si compie nella speranza contro ogni speranza, qui c'è una nuova citazione biblica della lettera di San Paolo ai Romani, attraverso le nostre debolezze. Adesso qui ci sarà soltanto una sezione dove viene spiegato in che senso la tenerezza si interfaccia, potremmo dire oggi, quindi si intercetta, si incontra con la debolezza. Allora, San Paolo conosce molto bene questa cosa, e infatti c'è subito una citazione, no? Troppe volte noi pensiamo che Dio faccia affidamento solo sulla parte buona e vincente di noi, mentre in realtà la maggior parte dei suoi disegni si realizza attraverso e nonostante la nostra debolezza. Attenzione, non soltanto nonostante, ma a volte paradossalmente anche attraverso. Si legge la lettera di San Paolo, seconda delle lettere ai Corinzi, capitolo 12. Affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana, per percuotermi. Perché io non monti in superbia. A causa di questo, per 3 volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: ti basta la mia grazia,
La mia forza si manifesta pienamente nella debolezza. Allora, pensiamo per esempio a questo riguardo alla trasformazione veramente profonda avuta da San Paolo. Se uno legge le lettere di San Paolo, come lui si relaziona nei confronti dei suoi discepoli, quindi dei propri figli, cioè dei membri delle comunità da lui fondate, rispetto alla figura di San Paolo che vediamo prima di cadere da cavallo, attenzione che sotto certi aspetti nessuno si scandalizzi. San Paolo non era cambiato, proprio cioè, anche quando San Paolo agiva in maniera violenta, noi potremmo anche definirlo oggi fanatica, contro i seguaci del Nazareno, quindi prima della famosa caduta da Damasco, lo dice, lui dice: io mi accuso, io ho perseguitato la Chiesa di Dio, quindi non sono neanche degno di essere chiamato cristiano, quindi sono proprio un aborto. Lo dice, però mi è stata data misericordia perché io agivo per ignoranza, lontano dalla conoscenza della verità. Perché San Paolo agiva così, convinto di dare gloria a Dio, cioè che questi fossero una banda di scalmanati, eretici, settari, che dovevano essere repressi perché stavano distruggendo la quintessenza della santa fede di Israele, in cui lui era cresciuto e a cui fermamente aveva aderito, servendo il Dio vero, perché attenzione che il Dio degli ebrei, cioè, è il Dio vero, quindi loro certamente, perché adesso con Gesù è stata portata a pienezza la rivelazione, però che non dimenticare, insomma, che Gesù è l'ebreo, che il cristianesimo viene dall'ebraismo, cioè ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo, vale per gli ebrei, ma vale anche per noi. Certo, con la venuta di Gesù, tu dici, non è che c'è un dettaglio insignificante, insomma, perché Dio oltre che uno sia trino, insomma, non è. Però il fatto che sia trino non toglie nulla all'essere uno, d'accordo? Quindi stiamo in perfetta continuità, anche se evidentemente anche in discontinuità, no? Allora, come San Paolo era pieno d'amore verso Yahweh, diciamo così per farci capire, così poi è stato pieno d'amore verso Gesù Cristo, perché ha riconosciuto che Gesù Cristo è Yahweh, d'accordo? Perché è la seconda persona della Santissima Trinità che si è andata a mettere contro, paradossalmente, pensiamo che vergogna anche per quest'uomo, contro colui che lui amava e che voleva servire. Quindi immaginiamo, no? Ecco, cosa è cambiato però? Quindi sotto questo punto di vista è lo stesso, cioè tutta quanta quell'esuberanza, tutto quanto quel carattere, come dire, d'acciaio che aveva San Paolo, è stato tutto quanto reinvestito dal Signore, perché tutti i viaggi apostolici che ha fatto, quelle cose che racconta, i naufragi, le botte che ha preso, le persecuzioni, di tutto ha passato per nostro Signore. Nostro Signore stesso disse: io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Quindi quello che San Paolo era è stato, diciamo così, tutto quanto ripreso e reinvestito, ma quell'aspetto, diciamo così, della asprezza, della rigidità, dell'intransigenza e della durezza è cessato. È cessato. Anche quando dice che siate sempre pronti a rendere ragione della vostra fede, testuali parole, tutto questo però sia fatto sempre con dolcezza e con rispetto. Don Paolo dice: ma come lo vedi tu che giravi, insomma, a fare le scorribande? Sì, in questo proprio San Paolo è proprio cambiato. Cambiato perché trasformato dallo spirito, proprio questa è la quintessenza dello spirito del cristianesimo. Allora, attenzione, quindi queste considerazioni sulla tenerezza e sulla tenerezza che Dio usa su tutte le creature, verso l'uomo in generale, sul fatto che a volte, cioè, Dio si serve anche delle nostre miserie e delle nostre debolezze per i suoi disegni, il Papa apre una prospettiva di riflessione appunto riguardante, come accennavo, il rapporto tra la debolezza
la tenerezza. Questo è un punto molto importante, questo qui. Se questa è la prospettiva dell'economia della salvezza, dobbiamo imparare ad accogliere la nostra debolezza con profonda tenerezza. Avete sempre presente che chi scrive queste cose, non voglio adesso, come dire, il Papa è un gesuita, quindi sappiamo tutti quanti bene che Sant'Ignazio di Loyola è passato alla storia, oltre che per tutti quanti gli altri meriti immensi che aveva, per essere il grande maestro del discernimento degli spiriti, quindi essere in grado di capire quando una cosa viene dal diavolo, e qui viene nominato, sapete che, non lo dico io, sono stati fatti degli studi, insomma, Papa Francesco è il più grande nominatore del diavolo che esiste, d'accordo? Non perché, cioè, grazie a Dio, nel senso che attraverso la predicazione, il più grande nominatore che esiste tra gli ultimi pontefici regnanti, l'ho nominato tantissime volte, quindi è una presenza riaffermata, ecco, dall'autorità petrina, grazie a Dio, insomma, perché non tutti oggi credono purtroppo nell'esistenza di questo essere maledetto. Allora, cosa scrive qui? Il maligno ci fa guardare con giudizio negativo la nostra fragilità. Lo spirito invece la porta alla luce con tenerezza. Leggo tutto, poi faremo un ampio commento su queste cose. È la tenerezza la maniera migliore per toccare ciò che è fragile in noi. Il dito puntato e il giudizio che usiamo nei confronti degli altri molto spesso sono segno dell'incapacità di accogliere dentro di noi la nostra stessa debolezza, la nostra stessa fragilità. Qui dice una verità che bisogna segnarsela sul comodino, lo dico subito, quando si cominciano ad avere i capelli bianchi e molto meno numerosi di quelli che si avevano un tempo, queste parole, come dire, non è che soltanto si percepiscono come vere, ma si sanno vere, perché l'esperienza le insegna. Solo la tenerezza ci salverà dall'opera dell'accusatore. Per questo è importante incontrare la misericordia di Dio, specialmente nel sacramento della riconciliazione, facendo un'esperienza di verità e di tenerezza. Paradossalmente anche il maligno può dirci la verità, ma se lo fa è per condannarci. Noi sappiamo però che la verità che viene da Dio non ci condanna, ma ci accoglie, ci abbraccia, ci sostiene e ci perdona. La verità si presenta a noi sempre come il Padre misericordioso della parabola, ci viene incontro, ci ridona la dignità, ci rimette in piedi, fa festa per noi, con la motivazione che questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Allora, questo è un passaggio fondamentale. Allora, fondamentale veramente, eh? Quando noi ci accostiamo al Signore, qui sto facendo altri cicli di catechesi, se il nostro cammino è autentico, inevitabilmente, entreremo in contatto con i nostri peccati, numero uno, li cominceremo a conoscere, e purtroppo a conoscere anche quanto sono brutti, e a volte anche a renderci conto di quanto ne abbiamo fatto, ma non solo con quelli, ci sarà di mezzo debolezze, fragilità, inconsistenze, ferite, paure, un magma spaventoso. Allora, dentro questo magma spaventoso, la reazione che noi abbiamo ordinariamente è il rifiuto. Noi non accettiamo di essere così. Perché? Perché quest'essere così non è bello. Quindi, se io dovessi, come dire, ammettere a me stesso che sono così, vorrebbe dire, se io sono così, non mi vorrà bene mai nessuno. Mai.
E quindi io sfuggo da questa presa di coscienza. Attenzione che noi facciamo un transfert diabolico, perché questa nostra inconscia convinzione la rapportiamo nel nostro rapporto con Dio. Se io sono brutto, imperfetto, sbagliato, peccatore, Dio non mi vorrà bene, non mi vuole. Questo non è vero, questo qui. Dobbiamo togliercelo assolutamente dalla testa. Cioè, attenzione, Dio ha detto recentissimamente, in una omelia del 2020, è citato nel documento che è uscito proprio nei giorni scorsi, poi giorni scorsi, ieri. Stato pubblicato l'altro ieri, documento della Santa Sede dove si risponde al dubium circa la possibilità di benedire le unioni delle persone dello stesso sesso. A un certo punto, chiaramente durante la spiegazione, viene citata un'espressione, due o tre espressioni del pontefice. La prima è che noi siamo più importanti agli occhi di Dio di tutti i peccati che possiamo fare. È tratta dall'udienza generale molto molto recente, appunto il 2 dicembre del 2020, quando c'era la catechesi sulla preghiera, cioè la benedizione. Ma attenzione, è anche vero che Dio ci prende come siamo, ma non ci lascia mai come siamo. Attenzione, questa modalità, questa pedagogia, questo accoglierci con tenerezza per quello che siamo, non è una benedizione o un avallo o un incentivo al peccato volontario mai, ma neanche insomma dire vabbè, c'è tutta questa imperfezione, ti voglio bene lo stesso, lascia perdere. No, ti voglio bene lo stesso, ma ti prende per mano, ti porta alla guancia e con calma camminiamo insieme. Attenzione, tu non devi metterti in testa che devi cambiare, altrimenti io non ti voglio bene, perché ti voglio bene lo stesso. Tu devi entrare nell'ottica che, aiutato da me, comincerai un cammino di conversione, perché se tu non esci da tutte quante queste gabbie e sorgenti di male, tu starai male. Tu starai male e mi offenderai, nel senso, il peccato che offende Dio, nel senso che io non soffrirò, tra virgolette, adesso ci dobbiamo esprimere, nel vederti così infelice. Attenzione che questo è un passaggio delicatissimo, perché noi dobbiamo interrogare bene la profondità della nostra coscienza. Questo capite che poi determina tutti i nostri rapporti con il prossimo. Cioè è sempre da distinguere la persona dai comportamenti che ha. Se uno, per esempio, legge con attenzione quel documento che ho appena citato, io l'ho letto, è veramente un capolavoro per come è stato scritto. Fermo evidentemente nella definizione del principio, ma anche nella spiegazione puntuale del principio, ma al tempo stesso attentissimo e delicato nei confronti delle persone che vivono certe realtà, che avvertono certe pulsioni e che non possono e non devono, per nessun motivo, a priori, essere oggetto di alcun né giudizio né pregiudizio, ma devono essere accolte, prese per mano e accompagnate. Fermo restando, e questo è quello che dice quel documento, che un comportamento oggettivo, quindi una relazione affettivo-sessuale differente dal sacramento del matrimonio tra un uomo e una donna, la Chiesa non la conosce, non la può riconoscere perché è, come dire, è completamente estranea al disegno creatore che Dio ha rivelato e che noi dobbiamo prendere atto. Questo è importantissimo, questo è uno stile che deve essere irrinunciabile. Allora, quando noi vediamo una persona, ecco la saggezza che si acquisisce con l'età, che è sempre con il dito puntato verso tutto e verso tutti,
Sempre a giudicare questo mondo e quest'altro, siate sicuri che quella persona non si vuole bene, non si accoglie e non è capace di fare i conti con le proprie debolezze. Non le accetta, non le riconosce. Se non le accetti o non le riconosci, non le porti neanche al Signore per essere guarito e per essere sanato. Questa è una cosa diffusissima, diffusissima. Quando ci si scatena verso, come dire, verso una smitragliata tesa a distruggere tutto ciò che si sta intorno, se tu potessi entrare in quel cuore, vedresti che quel cuore verso di sé nutre un disprezzo e un odio in me, forse un odio immenso. Una non accettazione assoluta, convintissimo che non soltanto nessuno gli voglia realmente bene, ma che è impossibile per una persona come lui o come lei essere ben voluti da qualcuno. Ecco perché il comandamento dell'amore è espresso: amerai il prossimo tuo come te stesso. L'ho detto infinite volte in tantissimi interventi. Cioè, quello che Dio ti sta facendo capire, sta attento che se tu non ami santamente te stesso, non si tratta dell'amor proprio, quindi non è questo atteggiamento. Cioè, se io mi scopro un difetto, una miseria, io ci devo lavorare, non devo dire, come diceva qualcuno, ah, sono fatto così, cerca di sopportarmi perché sono fatto così. No, questo non è un atteggiamento che va bene, non è un atteggiamento costruttivo, d'accordo? E chi ti vuole bene non avalla questo atteggiamento. Però c'ho queste miserie, c'ho queste infermità. Il Signore le compatisce, ne ha misericordia. È tenero, non pretende che dall'oggi al domani divento dal più grande peccatore di questo mondo a San Francesco d'Assisi, d'accordo? Con calma, piano piano. A partire da un'accettazione comunque della mia persona che non coincide con le mie miserie, non coincide con i miei peccati e non coincide con le mie ferite, che è comunque sempre da tenere come dato prioritario. Se noi, una persona che ci viene davanti, ci capitasse la disgrazia di non farle percepire questo, quindi il valore che ha in quanto persona, a prescindere da quello che dice, che fa, che pensa e che si porta dietro, non è certamente una cosa bella. Ecco, non so come definirlo. Attenzione, anche quando il maligno dice la verità, dice no, ma io le persone devo dire la verità. Sì, con calma. Il maligno quando dice la verità la fa per condannare, la fa per distruggere. La verità non può essere sbattuta in faccia alle persone, capite? In maniera violenta. Dice, ah, ma io dico sempre la verità, ah, io non sono come i farisei, io dico la verità. La verità va detta a tempo, luogo, modo, forma opportuna, va detta bene, cioè la persona, io mi devo permettere, insomma, lo faccio in continuazione, io l'ho detto infinite volte, lo continuerò a ripeterlo a tempo indeterminato. Io ho visto fare queste cose tante volte dal vescovo che mi ha ordinato sacerdote, l'ho imparate da lui, imparate no, cioè, però ho come esempio lui, mi ricordo. Lui ci diceva sempre, la prima cosa che tu devi far capire a una persona è che tu gli vuoi bene, punto. Quando gli devi dire qualcosa, l'arte della correzione fraterna, prima digli un sacco di cose belle, mettilo a proprio agio, che non percepisca quella cosa come una forma di disprezzo, come un rimprovero. I rimproveri sono una cosa brutta. Quello devi percepire come un atto d'amore, siccome io ti voglio bene e ho a cura il tuo vero benessere, dopo averti detto qualcosa di bello, delicatamente cerco di sollecitarti a riflettere, magari senza neanche dirtelo troppo in maniera troppo esplicita, almeno non la prima volta su qualcosa, e dopodiché chiudo sempre con una bella, buona parola, cioè, in modo tale che la persona, perché noi cambiamo. Attenzione, non quando ci sentiamo rifiutati per quello che siamo, ma quando ci sentiamo amati,
in quello che siamo, cioè la grande esperienza che tutti i santi hanno fatto davanti a Dio, certamente anche San Giuseppe. Ma immaginate San Giuseppe che cosa va a pensare, che dice: ma io sono stato scelto per essere a fianco alla Madonna e per essere il padre putativo del mio creatore, ma stiamo scherzando? Allora, tutti quanti i grandi santi davanti a Dio erano proprio, come dire, la percezione della miseria più assoluta, un percorso di una miseria più assoluta. Però dice: Signore mio, tu hai amato questa miseria più assoluta, ma che ce fai? Che te ne fai? Ma non lo dicevano però in maniera depressa o distruttiva, ma in quella maniera bellissima, come tutti dobbiamo dirla. Cioè, Dio fa miracoli con la nostra miseria, fa miracoli con la nostra debolezza. Noi dobbiamo molto stupirci quando Dio si serve di noi per fare qualche cosa di buono, ma non perché uno fa ancora una volta il depresso oppure il disestimatore di se stesso, il distruttivo: non so buono a fare niente, non ne faccio una dritta. Questa non è umiltà, queste sono paturnie mentali che uno si porta dietro. Ecco. La verità che viene da Dio non ci condanna, ci accoglie, ci abbraccia, sto di nuovo citando, ci sostiene e ci perdona. L'abbiamo sentito. Ultimo passaggio. Anche attraverso l'angustia di Giuseppe passa la volontà di Dio, la sua storia, il suo progetto. Giuseppe ci insegna che co così, che avere fede in Dio comprende pure il credere che Egli può operare anche attraverso le nostre paure, le nostre fragilità, la nostra debolezza. Ci insegna che in mezzo alle tempeste della vita non dobbiamo temere di lasciare il timone della nostra barca. A volte noi vorremmo controllare tutto, ma lui ha sempre uno sguardo più grande. Che cosa sta dicendo? Che un cuore tenero, quindi un cuore tenero, buono, è un cuore che è stato forgiato anche attraverso l'esperienza della tempesta, anche attraverso l'esperienza della tribolazione, della paura. Noi dobbiamo sempre tornare, come degli episodi proprio emblematici della vita di questo grande santo, per esempio, alle sofferenze inaudite. E a tutto quanto quella congerie, diciamo così, di reazioni, di pensieri che possono essere nate nel cuore, veramente incredibili, quando si accorse della gravidanza di Maria. Permetto una cosa, abbiamo già parlato, insomma, come ha fatto a uscire fuori da quella aporia, il cuore in tempesta. Penso che se c'è stato un cuore in tempesta per tutti quanti gli abitanti del pianeta Terra, è stato il cuore di San Giuseppe in quei giorni. Nessun cuore è tanto in tempesta quanto un cuore che ha vissuto una cosa del genere, insomma, no? L'assurdo trovarsi dinanzi alla più santa delle creature, e lui non era certamente sciocco né poco intelligente, lo capiva benissimo, si era accorto benissimo di chi era Maria. Sapere di non aver fatto assolutamente nulla e trovarsi quella donna incinta. Ma di che vogliamo parlare? Insomma, quindi impressionante. Abbiamo già visto, insomma, che Giuseppe, nonostante che era giusto, quindi scelse di non applicare alla lettera la legge di Mosè, altrimenti sarebbe stato veramente un guaio. Io tante volte ho avuto modo di dire, ripeto sempre, spesso, gli antichi detti del diritto romano: summa lex, summa iniuria. Stessa cosa vale per summum ius, summa iniuria, cioè summa lex, summa iniuria, no? Cioè tu devi fare l'osservanza della legge proprio ad litteram assoluta. Anziché essere giusto, vai a fare un'ingiustizia grossa quanto una casa. Quindi proprio la vicenda di Giuseppe di Nazareth proprio è la testimonianza piena di questo, della verità di questo asserto.
Quindi Giuseppe ci insegna che avere fede in Dio comprende anche il credere che Dio può operare attraverso le nostre fragilità, attraverso la nostra debolezza. È un passaggio delicato, no? San Paolo lì dice: ti basta la mia grazia, la mia forza si manifesta e si manifesta pienamente nella tua debolezza. Soltanto chi, come dire, conosce bene la propria debolezza e la propria fragilità e la tenerezza con cui Dio la tratta e la guarda, diventa capace di grande apertura di cuore e quindi grande tenerezza nei confronti del prossimo. Ripeto, questo è un atteggiamento che deve caratterizzare nell'ottica della prospettiva, chiamiamola giuseppina, soprattutto gli atteggiamenti delle autorità nei confronti dei loro sottoposti. Nella Chiesa l'autorità c'è sempre stata, nella società c'è sempre stata, la Chiesa ha sempre insegnato il valore dell'autorità, ma al tempo stesso l'importanza di esercitarla con questo stile completamente modellato su come la esercita l'Altissimo. Ecco, noi non siamo più grandi di lui e da lui dobbiamo prendere modelli ed esempi. Bene, una santissima festa di San Giuseppe a tutti, ecco, grande vigilia e una grande celebrazione. Ci vedremo quanto prima, in uno dei prossimi mercoledì, per proseguire il nostro viaggio intorno al cuore di padre di San Giuseppe. Per chi ha seguito la diretta, una santa notte e per tutti coloro ci rivediamo presto e sia sempre tutto a maggior gloria di Dio.